e nessuno paga le bollette. Oh, orco, smabnore, morto! Sono deceduto esattamente ora. E tu dici, io parlo addio. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. C'è di tutta la giornata quando sto registrando. Allora dillo, non voglio farti registrarmelo, lo so, mi metto il cuore in pace. Ma io veramente, è una roba incredibile. Ma che stai costruendo? Un Transformers? Niente, raga, è incredibile. Non riesco. Oggi siamo in un horror. Iniziamo subito, che non si può fare. Ma che casino? Sì, aspettare 28 minuti che si decida a smettere. Perfetto, ragazzi. Ed eccoci qua. Vi dico, c'ho ansia. Non so perché ho un presentimento orribile, proprio nello stomaco. Iniziamo con una mamma che sta portando la figlioletta a dormire. Quindi, l'otto, dai. Una cosa abbastanza tranquilla. Va bene. Se non ho capito male, cosa probabile, le sta chiedendo di cantare. Sono fortissimo, raga. Madrelingua tantissimo. Vogliamo fare la gara a chi canta meglio? Basta dirlo, eh. Vai, che sono fortissimo. Madonna, faccio cagare. Oh, per quanto mi riguarda, può cantare per tutto il video. L'importante è che non mi cago in mano. Quanto sono belli sti due. Però qualcosa mi dice che questa cosa non accadrà mai. Quanto cavolo canti, però. Ok. Ecco, vedete cosa stavo dicendo. C'è già dei rumori strani. Ma basta, mi sta venendo l'ansia. Non lo si sta rilassando neanche la bambina. Good night. Ma come daddy? Yes. Allora, sta parlando il padre. Me too. Che? I know che. Basta parlare! Non capisco un cazzo! O me la dai, o me la prendo. In questo momento, se stessero parlando di Godzilla che si inchiappetta la capra, per me sarebbe uguale. Non sto capendo niente. Allora, buonanotte. Forza un po'. Dai, che così finisce il video e sono tranquillo. A posto. Dai, ragazzi, che tra due secondi arriva il jumpscare in cui lì proprio. Sui denti. Mi deve sfondare gli incisivi. Porco schifo. Allora, ragazzi. È notte. Sicuramente la madre. Mi non andare, per favore. Ma non è vero. Perché la madre la mette a letto e poi la chiama? Questa cosa è falsa come quando ti dicono è pronto e poi in realtà devi apparecchiare. Non andare. Ma perché dico io? Stavi dormendo, sei bravo, portati i denti. Che sicuramente ti aiuterà, povera bimba. Giustamente lei sente la voce della madre e cos'è? Non va a controllare? Io col pene, cioè me ne stavo a dormire tantissimo. Però vabbè ragazzi, ormai mi sa che questa bimba è andata. Come on, honey. Vieni che ti devo fare del male fisico. Porco schifo però, raga. Non è normale. Abbiamo appena iniziato. Come on, honey. Intanto sei calma. Arriva con i suoi tempi. Non è che devi anche dare fastidio. Già devi sgozzare. Non lo so. Tutta sta fretta. Però in tutto questo, no? Poi magari veramente la madre che tipo si sta tagliando le unghie e le serve la forma. Che cavolo sto dicendo? Per smorzare un attimo, ragazzi. Non vi preoccupate. Ma la luce, no? Ma perché, tipo, nessuno accende me la mano? Cos'è? Nessuno paga le bollette? Oh, orco, smabnore, morto! Sono deceduto esattamente ora. In questo momento io non esisto più. Sono esploso. Ma guarda. E vaffanè, peso come un ippopotamo! Go, go, Power Ranger! Non posso neanche più salire sulla sedia che sfondo tutto. Do il teretano che... Ma perché si continua a staccare il power bank? Da dove? Mi fa male il coccige, non so perché. Ma quanto sei infame da una 72? 80? Ma che schifo è quel? Ma è la madre? O è tipo un demone gigante? No, raga, mi fa male il petto. Non credo sia normale. Madonna! Allora, è la madre. Va bene! Abbiamo capito che la madre si è resa conto, per fortuna, che c'è qualcuno che sta chiamando la figlia. That's date. Sta zitta! Non ti preoccupare. Siamo salve. Certo, chiudere la porta è sempre la soluzione. Magari mettetevi anche sotto le coperte, no? La porca vacca. Sì. Ma anche io mi sto cagando, esatto. Ma che it's okay? State per esplodere. It's okay. Va bene, dai. Scommettiamo quello che volete che adesso la madre andrà contro la... Brava! Chiama... Ma porco schifo. Però quando vogliono chiamare non c'è la batteria. E ma...
Excuse me, si mi motorola sta chiamando. Allora, ascolta. Okay, wait. Wait. Non dire wait vuol dire aspetta. No, tu non stai lì. And you're hiding from me. Dimmi che devo depilarmi le gambe. Dammi la mano. Va bene. Anche lei comunque è abbastanza inquietante, devo dire. Va bene. Andiamo a controllare, dai. Here I come, sta venendo. Buono. Madonna santa, che bei passi, proprio leggiadri, una fata. E ma... ce l'avete un'arma, qualcosa? Non dico un bazooka, ma anche solo un coltellino svizzero. Dentro l'armadio, dai. Zitta. Raga, mi c'è la testa. Bravo. Ciao, forbice. Madonna, ragazzi. Finalmente qualcuno che potrebbe forse difendersi. Ma qualcosa mi dice che la userà per tagliare la carta alla fine. Non per ficcargliela nell'occhio. Ma c'è la chiave. Ma girala. Non è estetica. Niente, le tiene pure la porta aperta. Allora vuoi scoppiare, ma non aspetta. Diretto così. Che cosa? Ovviamente non c'è. E mica scema come te che sta lì ad aspettare. È già entrata, ti ha già fatto la permanente, ha già rubato tua figlia. No, guarda, guarda, non ho parole, ragazzi. Perché puzzo? È una roba incredibile, ma questa è l'ansia, raga, per forza. Ok, dai. La figlia c'è... ma io non so... cosa ti... Bethany! Se l'è già andata. Avevo detto che aveva avuto il tempo di rubarle già la figlia, farle la permanente. Where are you? Non c'è più. Guarda, c'è pure Teddy. Ma qui... Bethany, are you ok? Ok? Ma va bene per un bene. Madonna santa. Eccola lì! Ma che piedino! Si vede che fa la piedico. Sei... allora... Perché stai contando? Frighe! Ma non contare. Vai a dormire. Allora, dov'è la mamma? È andata con la signora, mi sa, sai? Madonna, ragazzi, che video orribile! Che vogliamo fare? A me? Però ascolta, se tu evitassi di farti sentire sarebbe ottimo. Poi fai tu, eh! Però c'è qualcosa che non va in questa casa. A parte che sto parlando con una bambina che ha 4 anni, che cosa devo capire? No! Bethany, che... ma non di... le tua madre... ma la segreti... brava! Figa tantissimo! Anche perché è vestita in modo diverso dalla madre. Brava così, però vedi, sotto le coperte, cosa schifo deve funzionare là sotto. And the money. Come muoio? Vuoi soldi alla bambina? Allora la paghetta. Ah, sta chiudendo, che dolce. Anche lei vuole cantare una canzoncina. Happy birthday to you. È l'unica cosa che so dire. Ma perché conti? Ah, la madre gli ha detto. Questo succede quando uno non dorme abbastanza. Madonna. Allora, cioè, io voglio veramente mettermi nei panni di... cioè, ma ci scanto fa... allora, a questo punto, no? Sei già fottuto. Ma provaci. Corri. Via. Tua madre ormai è parte del concime per le piante. Non puoi più farci niente. Poteva dirglielo la madre. Che cavolo di conti, scappano! C'è anche la fiatella, si vede tranquillamente. Io non... cioè, credo che oggi ho preso il jumpscare peggiore di sempre, raga. Allora, attenzione però! Oggi non abbiamo un secondo video. No, raga, dai! Mi sto decomponendo. Spero che comunque... sì, voglio parlare con le cuffie. Sì, esatto, ho registrato di nuovo un altro ordine. Ma io cosa ne posso? Mi scusi, anche lei. Sì, mi fa male il petto. Un po' il braccio, esatto. Com'è? Sto infartando. Bene, lo immaginavo. Ah, non sa se faccio in tempo a venire in studio. Io... ok, io provo. In caso... vabbè, la ringrazio. Arrivederci. Ragazzi, devo concludere in fretta perché mi ha detto che sto per esplodere. Cioè, che dire? Se continuo così faccio una fine orribile. Ma tanto lo sapete già. Per cui...
Vado a salutare prima di accasciarmi definitivamente. Zarkus Z, Zeno Cosentino, User Gigi Niei. Ogni volta ci deve essere un nome. Vedi che mi incricco, poi non riesco più a parlare manco in italiano. E Bosco Morgan. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi mi... Ah, sono brutto. E devo vomitare. Bosco Morgan, grandissimo. E raga, mi raccomando. Mi raccomando ragazzi, se volete essere salutati vi basta scrivere un commento divertente sotto questo video. Inoltre vi ricordo che non c'è più contatto tra cervello e lingua, ci sono proprio per conto loro. Troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quelli sì, ma seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.